Ti conosco e so che questa cosa ti provoca un dolore pazzesco, ma sconvolgente. non pensi, basta, facciamola finita, ma ammazzo. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con Ma voi. veramente? Assolutamente sì. Però voglio arrendermi soltanto quando ho visto quella persona in galera, perché un magistrato soltanto se lo guarda con la svastica, le cose, eccetera, è un personaggio Ma stai abominevole. piangendo, Emilio, Sì. ma dimmi una cosa, ma. Non per me, per la mia famiglia e per la mia storia. Questo è un farabutto vero. Quando l'ultima volta l'ho visto, mi ha chiesto ancora 350 euro per pagare l'affitto, mi ha detto: ma io ho bisogno di tanti soldi e comunque ne ho bisogno e farò di tutto per averli. Lui mi ha ricattato, altro che io ricattare lui, mi ha Ma chi l'ha ricattato. mandato? Chi l'ha mandato? Ecco, porca miseria, ladre, è quello che vorrei sapere. Puttana È Eva, ma quello, capito? A orologeria? A orologeria subito dopo che Berlusconi era stato tu assolto, capito? temi adesso che qualcuno, che ne so, per esempio, ti possa levare il contratto con Media una volta che esce questa storia qua, qualcuno dirà. Ma guarda, Te ne io voglio fotti, te dire, ne fotti. io, beh, direi che a questo punto io voglio innanzitutto arrivare alla verità su questo personaggio, non può non arrivare, non può, non è che uno, cioè, capito, se era una cosa mia mi avrebbero già arrestato, ma ascoltano lui come fosse l'oracolo della verità e io penso che ho consegnato delle prove inconfutabili e sono mesi che attendo di essere chiamato. Vabbè, però non guarda, ti sento veramente abbattuto. Sconvolto. Dillo chiaro, Emilio, io non ho mai voluto ricattare Crippa Mediaset. Dillo Ma per apertamente. carità, ma io vi dico Caro che non Mauro, dilli, caro soltanto Mauro, non ti ho mai voluto. Mauro, Tanto ci ma sta Mauro, eravamo ascoltando, ci sta amici, ascoltando, certo, dillo. eravamo amici, quando lui mi ha offerto il nuovo contratto c'era da ringraziarlo. Diglielo, diglielo chiaramente, non ti voglio. Mauro, quel giorno lì io ti ho mandato un messaggio dicendo: Mauro, vediamoci. Mi ringrazierai perché gli volevo consegnare questa foto. Una Perché l'avevo cazzo dato te la sei qualche. tenuta questa foto? No, per Perché? darla a lui, perché una l'avevo dato A qualche chi? giorno prima ad una persona. Ad Non un'altra me lo far pure. dire, ti prego, ma Ah, certamente data all'altra la volevi dare? importante. L'altra la volevi. A Berlusconi gliel'hai data allora? No, io non l'ho detto Berlusconi, non l'ho cito neanche, non voglio neanche citare. Io ho perso tutto ciò che in 60 anni avevo guadagnato con la mia storia Ho e la capito. mia famiglia. Io ho chiesto alla mia famiglia di dimenticare il mio cognome. Come dimenticare il tuo cognome? Perché? Si chiami no, scusa. Perché? Perché ti dimenticare? Cioè, hai chiesto a tua moglie, a tua figlia di dimenticare il tuo cognome? Certo, Cioè, di esatto, cambiare. Di cambiare. Di... quello di mia moglie che è più prestigioso. Scusa, non posso. Va bene, ciao Emilio, ti saluto, ti abbraccio.